Pericolosità e rischio sono spesso usati come sinonimi, ma hanno significati molto differenti. Il rischio, infatti, è il prodotto di tre fattori: pericolosità, valore esposto e vulnerabilità. La pericolosità è la probabilità che una determinata area sia interessata da fenomeni potenzialmente distruttivi in un determinato intervallo di tempo. Il valore esposto è dato dall'insieme delle persone, delle costruzioni, delle infrastrutture, della superficie di terreno agricolo, eccetera, presenti nell'area potenzialmente interessata dai fenomeni previsti. La vulnerabilità è la percentuale del valore esposto che si stima verrà perduta per effetto di un determinato fenomeno distruttivo. In Campania il rischio principale è quello vulcanico. Ma prima di affrontare l'argomento, vediamo insieme. Nel caso di vulcani, la pericolosità viene riferita a fenomeni quali colate di lava, flussi piroclastici, caduta di particelle, eccetera. L'eruzione del 79 d.C. è senza dubbio la più nota eruzione del Vesuvio. Questa è stata descritta da Plinio il Giovane in due famose lettere a Tacito, che costituiscono dei preziosi documenti per la vulcanologia. Nelle lettere egli racconta della morte dello zio, Plinio il Vecchio, partito da Miseno con una nave per portare soccorso ad alcuni amici. Da qui la denominazione di eruzione pliniana per questo tipo di fenomeno particolarmente violento e distruttivo. In epoca romana, all'inizio del primo millennio, il Vesuvio non era considerato un vulcano attivo e alle sue pendici sorgevano alcune fiorenti città, che si erano sviluppate grazie alla bellezza e alla fertilità dei luoghi. Nel 62 d.C. l'area vesuviana fu colpita da un forte terremoto, che provocò il crollo di molti edifici e produsse danni anche a Nocera e a Napoli. All'epoca non fu ipotizzata alcuna relazione tra il terremoto e la natura vulcanica dell'area. Il 24 agosto dell'anno 79 d.C. il Vesuvio rientrò in attività dopo un periodo di quiete durato probabilmente circa 8 secoli, riversando sulle aree circostanti in poco più di 30 ore circa 4 km cubi di magma sotto forma di pomici e cenere. L'eruzione ebbe inizio intorno all'una del pomeriggio del 24 agosto con l'apertura del condotto a seguito di una serie di esplosioni derivanti dall'immediata volatilizzazione dell'acqua della falda superficiale venuta a contatto con il magma in risalita. Successivamente una colonna di gas, ceneri, pomici e frammenti litici si sollevò per circa 15 km al di sopra del vulcano. Questa fase dell'eruzione si protrasse fino all'incirca alle 8 del mattino successivo e fu accompagnata da frequenti terremoti. Approfittando nella notte di un'apparente pausa nell'attività eruttiva, molte persone fecero ritorno alle case che erano state lasciate incustodite, ma furono sorprese nella mattinata da una ripresa dell'attività durante la quale si verificò il collasso completo della colonna eruttiva che determinò la formazione di flussi piroclastici che causarono la distruzione totale dell'area di Ercolano, Pompei e Stabia. Nella parte finale dell'eruzione, avvenuta probabilmente nella tarda mattinata del 25 agosto, continuarono a formarsi flussi piroclastici cui depositi seppellirono definitivamente le città circostanti, mentre una densa nube di cenere si disperdeva nell'atmosfera fino a raggiungere Capo Miseno. Più di 40.000 anni fa, il complesso vulcanico era molto più alto e imponente dell'attuale Vesuvio, la cui vetta raggiungeva probabilmente i 2.500 metri. Questo vulcano prendeva il nome di Monte Somma. Dopo alcune violente eruzioni esplosive, la parte superiore del Monte Somma collassò e si formò una caldera, di cui il bordo è ciò che resta e da cui le eruzioni continuarono, causando la formazione di un nuovo cono magmatico chiamato Vesuvio, che si erge a 1.800 metri sul livello del mare. L'unione dell'antico Monte Somma e del giovane Vesuvio costituisce il complesso vulcanico del Somma Vesuvio. I Campi Flegrei sono un ampio campo vulcanico attivo, caratterizzato da vulcani monotremici, ossia dei vulcani di piccole dimensioni formatisi da un'unica eruzione. Essi inoltre sono accresciuti in una caldera. La storia geologica dei Campi Flegrei è dominata da due grandi eruzioni: l'eruzione delle Imbrite Campane, avvenuta 39.000 anni fa, e l'eruzione del Tufo Giallo napoletano, avvenuta 11.000 anni fa.
tali eruzioni si sono verificati altri due eventi eruttivi che hanno causato uno sprofondamento, dando così origine ad una caldera complessa. Tale caldera rappresenta la parte più evidente del distretto vulcanico Flegreo, il quale comprende le isole di Procida e Ischia, la parte nord-occidentale del Golfo di Napoli, una parte della città di Napoli e i Campi Flegrei. La maggior parte delle eruzioni dei Campi Flegrei sono state di tipo esplosivo e preatomagmatiche, ossia causate dal contatto del magma con l'acqua esterna. La Solfatara di Pozzuoli è uno dei 40 vulcani che costituiscono i Campi Flegrei ed è ubicata a circa 3 km dal centro della città di Pozzuoli. Si tratta di un cratere vulcanico ancora attivo ma in stato di quiescenza che da circa 2 millenni conserva un'attività di fumarole d'anidride solforosa, getti di fango bollente ed un'elevata temperatura del suolo. La Solfatara rappresenta oggi una valvola di sfogo del magma presente sotto i Campi Flegrei, grazie alla quale si riesce a mantenere una pressione costante dei gas sotterranei. La Solfatara si è formata circa 3.900 anni fa in conseguenza di un'eruzione esplosiva di tipo freatomagmatico, ovvero delle eruzioni in cui il magma interagisce con l'acqua del sottosuolo. È comunicante con dei boschi di querce ed una zona con la tipica vegetazione della macchia mediterranea. Si arriva poi ad un belvedere da dove è possibile osservare l'intera area del cratere. Si prosegue per il pozzo d'acqua minerale, la fangaia, le cave di pietra tracheite, la grande fumarola e le stufe antiche. La fangaia è formata da acqua piovana e da condensazione del vapore acqueo che, mescolandosi con materiale argilloso, forma del fango, il quale, con le alte temperature del suolo, ribolle. Il fango, utilizzato anche per fini termali, è ricco di minerali. Dalla fangaia fuoriescono anche dei gas ad una temperatura che si aggira tra 170 e 250 gradi e dalla composizione varia. Sulla superficie del fango si notano delle striature scure, le quali costituiscono le colonie di archeobatteri che riescono a sopravvivere alle alte temperature e riscontrate solo in tali luoghi. La bocca grande è la principale fumarola della Solfatara, con il vapore dal caratteristico odore di zolfo, simile ad uva marce, che raggiunge temperature di circa 160 gradi. Denominata dagli antichi Forum Vulcani, nei suoi vapori si trovano sali come il realgar, il cinabro e l'orpimento, che, posandosi sulle rocce circostanti, danno una colorazione giallo-rossastra. Le stufe antiche, realizzate nell'Ottocento ed in seguito rivestite di mattoni, sono due grotte naturali che, utilizzando i vapori delle fumarole, erano sfruttate ai fini termali. Chiamate una del purgatorio e l'altra dell'inferno a causa della variazione di temperatura tra le due, oggi non sono più utilizzate. Nel periodo in cui venivano effettuate le cure, le persone potevano stare al loro interno soltanto alcuni minuti. Ciò causava un'eccessiva sudorazione e si inalavano vapori solfurei, ritenuti ottimali per la cura di patologie, delle vie respiratorie e della pelle. Nelle vicinanze delle stufe è possibile trovare cristalli di zolfo e allume. Nell'area flegrea, in particolar modo a Pozzuoli, si è verificato il fenomeno del bradisismo, ovvero un lento movimento ascendente o discendente del suolo. Prova evidente di ciò sono i fori prodotti dai littodomi, molluschi che vivono sulla superficie marina e si nutrono di calcare nel tempio di Serapide, mostrato in foto. Un'altra conseguenza del bradisismo è il parco sommerso di Baia, dove è possibile trovare rovine di antiche sculture.